Buonasera a tutti, grazie per essere qui questa sera a questo incontro organizzato dai Socialisti e Democrats, dal gruppo d'alleanza progressista dei Socialisti Democratici al Parlamento Europeo e la loro deputata Elena Gentile su un tema che nessuno si sbagli, non è così tanto distante da noi, perché corriamo sempre il rischio di considerare quando abbiamo il problema il caso, il problema non un problema. In realtà sappiamo che è un problema galoppante quello della sirella, e quindi parlarne oggi vuol dire prevenire, cominciare scientificamente ad affrontare il tema. Una piccola nota di metodo prima di introdurre i nostri ospiti, e questa è l'originalità di questo incontro: all'interno di una cornice politica noi affrontiamo un dibattito che è tutto tecnico e scientifico, rivolto agli operatori del settore, ma più in generale a tutta la cittadinanza, perché il problema possa essere prevenuto, affrontato, possano essere messe in campo quelle buone prassi che poi molto spesso vengono prodotte a casa nostra, come quelle dell'università, degli studi di fondo. Quindi passo velocemente a presentare i nostri ospiti, da Mirko Di Cataldo, che ringrazio qui di casa per essere qui questa sera con noi, il professor Francesco Lops, che è professore di patologia vegetale del Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente, spero di aver detto bene, dell'Università degli Studi di Foggia. Abbiamo con noi, lo ringrazio, non poteva essere un semplice ospite, ringrazio per essere qui con noi il presidente provinciale di Coldiretti, Giuseppe De Filippo, grazie. Ci raggiungerà a breve il sindaco di San Ferdinando, il dottor Michele Lavacchia, che ci ha abituato ai suoi ritardi, e ovviamente, padrone di casa, l'eurodeputato onorevole Elena Gentile. Io non perdo altro tempo perché l'argomento è veramente interessante, impegnativo e ha bisogno di una elaborazione con i giusti tempi, anche con i giusti mezzi tecnici, quindi io pregherei dottor Vincenzo di darmi una mano e spegnere questa via di luci, così da poter rendere al meglio le slide di Mirko Di Cataldo, al quale con grande piacere passo la parola. Mi scuserete se uso i nomi, perché non sono abituato a rivolgermi ad Elena, Tommaso e Francesco con i nomi, quindi sarò irriverente per questo, anche perché è da tempo che ci conosciamo e ci frequentiamo. Xylella, Europa e territorio. Oggi io non parlerò di Xylella, perché essendoci il professor Lops diventa difficile. Parlerò di territorio, perché diventa poi un problema di territorio, e il territorio che lo affronta, il territorio che supera anche i confini amministrativi, cioè Non è da poco che qui c'è anche il sindaco di San Ferdinando, che rappresenta una delle barriere teoriche per limitare o impedire l'avanzata del batterio. Ci sono due parole che fanno parte ormai del nostro vocabolario: globalizzazione Vittoria. Sì, è andato in stand-by. Sono due parole che sono andate nel nostro vocabolario: la globalizzazione e il riscaldamento, il cambiamento climatico. La globalizzazione significa scambi commerciali, innalzamento climatico significa che le attività dell'uomo, liberando le anidride carbonica in atmosfera, surriscaldano l'ambiente in cui viviamo. L'innalzamento della temperatura e la globalizzazione hanno effetti sul territorio.
abbiamo mezzi di trasporto più veloci, il che consente una maggiore velocità degli spostamenti sia alle persone, sia alle cose, sia agli insetti. Molti insetti entrano con i mezzi di trasporto. E questo, come dire, porta all'introduzione di nuovi patogeni in un territorio dato. L'innalzamento della temperatura non solo favorisce l'introduzione di patogeni, diciamo così, tropicali, quindi a temperature più elevate delle nostre, ma consente anche uno sfasamento dei cicli degli insetti o dei patogeni che sono già presenti nel nostro territorio. Io faccio due esempi. Fino a 3 anni fa questo insetto non esisteva, si chiama Drosophila suzuki, è una mosca che si differenzia per gli occhi rossi. Attacca tutti i frutti di color rosso e quindi è iniziato nel Trentino con le muore e con i lamponi, introdotto con un volo dell'airline cinese, ha trovato un ambiente favorevole, ha provocato il primo anno 40 milioni di euro di danni in una cooperativa Sant'Orsola che produce ribes, muore e lamponi. Scendendo, è arrivato anche a Cuneo, ha incontrato l'uva, quindi per Cerignola, che è una zona di produzione viticola, può essere un potenziale patogeno. Che cosa fa? Lui fa delle deposizioni delle larve e le larve distruggono il frutto. La conosciamo tutti quanti, la notte del pomodoro, dell'ipera di Parmigiana, ma che è successo con l'innalzamento della temperatura? Attraverso degli studi fatti, è stata poi la mia tesi di dottorato, il ciclo è completamente anticipato, cioè oggi i primi focolai di infezione sono all'inizio di giugno rispetto a metà luglio di quando 20 anni fa iniziai a girare la campagna della Provincia di Foggia. Abbiamo un anticipo in 20 anni di 40 giorni. Ma non solo, compare anche un altro insetto, la Scodoptera esigua, che era confinata nella zona dell'Lazio della Campania, ha superato l'Appennino e oggi abbiamo nelle nostre coltivazioni di pomodoro la contemporanea presenza. Noi siamo abituati a monitorare l'elicoverpa armigera. In questo grafico si vede che quando l'elicoverpa armigera cala, la Scodoptera c'è, noi siamo tranquilli di non fare trattamenti o ad adottare la giusta profilassi, ma il combinato disposto dei due insetti rappresenta un danno. Che cosa fa l'elicoverpa? Buca i pomodori, provocando, come dire, la marcescenza e quindi la perdita di produzione. Il dato che noi usiamo è questo: la presenza di una larva in un campo ha già causato il 5% di danno alla produzione. Quindi immaginate quando ci sono 2, 3, 4, 5, ogni adulto femmina depone all'incirca tra le 800 e le 900 uova. Poi c'è questa cosa che per noi agronomi è davvero stupenda, perché quando studiavamo entomologia era la cosa più semplice, perché c'era una correlazione diretta, cioè un'unione tra il suo nome e il suo sito, questa è la sputacchina, quella che trasporta la xylella. Vedete, era facilissimo, perché noi tutti quanti speravamo che la domanda all'esame di entomologia, che la scienza che studia gli insetti, fosse sulla sputacchina, perché era facile ricordarsi il sintomo, quindi, come dire, l'emozione dell'esame era facilmente superabile, perché c'era, come dire, lo ricordavi subito, cioè. E se voi ci fate caso, io che andavo negli olivi dei miei nonni sul Gargano, è una cosa che è sempre esistita, non è vero che mio nonno me la raccontava. Attraverso CD, poi sarà questo Lopes forse a darci maggiori indicazioni, attraverso un carico di caffè, il batterio è introdotto in Italia e l'unione del batterio con il vettore ha generato il problema xylella. Perché la xylella senza un vettore rimane lì dov'è. Chi lo sposta a zig zag è questo signore qui, che è presente, non è vero, la classificazione di Indiro, dalla storia forse degli olivi nei nostri territori. È soltanto l'unione con un batterio che ha creato il problema. Avete mai provato a cambiare il punto di vista di questo, soprattutto degli agricoltori? Cioè oggi, con tutti i cambiamenti che arrivano anche nella scelta di fitofarmaci, non possiamo più adoperare quelle che erano le nostre vecchie collezioni. Guardate, il mondo cambia. Questa è una fotografia del 2005, questa del 2013. Questa è le lezioni a Papa di Ratzinger, questa di Papa Francesco. Guardate, la stessa piazza, però qui è piena di telefonini.
In 8 anni è cambiato il mondo, ma noi molte volte rimaniamo ancorati a quelle che sono le nostre convinzioni. Lo dico a Cerignola, molte volte noi eravamo abituati, soprattutto ai vecchi agricoltori, che la nostra scorsa Cerignola erano l'S105, il Busagnon, il Bladan, il Supra, cioè c'è un agricoltore che ride. Quando la Bayer dice io non metto più in commercio l'S105, ci sono stati i pianti. Ma vi ricordate cosa significava a settembre a Cerignola l'assenza del Supra nelle farmacie agricole? Significava che in quella farmacia agricola non entrava più nessun agricoltore. Tutti questi prodotti oggi non esistono più, ma noi continuiamo ad applicare la logica di 20 anni fa. Basterebbe fare la confusione sessuale, sempre questo è il caso del vigneto, dove non si fa utilizzo di fitofarmaci, ma in provincia di Foggia, a differenza del Veneto, dopo 20 anni la quota di introduzione della confusione sessuale è nettamente inferiore rispetto a quella delle altre regioni. Noi ragioniamo ancora nel tempo del supraci. Lo dico perché mio padre era caporale su bagaggi, quindi mi ricordo che mia madre a settembre aveva, in all'epoca non esistevano i cellulari, quindi erano le mogli che prendevano le telefonate del giorno, aveva 5-6 pagine perché c'era la campagna del supraci. La Cerignola era uno degli epicentri d'Italia di questa campagna. Noi dobbiamo ritornare a fare quello che sappiamo fare, che abbiamo imparato dai nostri nonni, cioè il ritorno all'agronomia. Nel Salento molti dei problemi sono stati fatti anche dall'abbandono delle pratiche della lavorazione del terreno. Dovremmo ragionare anche sugli effetti da parte del disaccoppiamento, poi ci sono temi più politici, più da Giuseppe che da Enna, cioè nel senso che oggi molto probabilmente forse le politiche di una volta sulle piccole aziende forse hanno prodotto delle mancanze di agrotecnica che causa problemi. Quindi noi dobbiamo ritornare a fare quello che facevamo una volta, che facevano i nostri nonni e che facevano i nostri bisnonni: la gestione della chioma, la lavorazione del terreno, la lotta ai parassiti, la lotta agli insetti, l'irrigazione, la concimazione, ma con nuove ottiche. I capitoli sono questi, ciò che cambia sono gli strumenti, ma non le tematiche. Guardate, molte volte noi siamo abituati ad entrare in un tendone e guardarlo così, quando li conosciamo. Ma provate a cambiare prospettiva, visto dall'alto. Questa è una cosa che ho fatto l'altro ieri. Questa è lo stesso tendone, e qui ho fatto la foto, vista dall'alto. Ma immaginate che il tendone fotografato dall'alto vi dica io sono malato. Ed ecco che con la termoterapia ti dice che una zona del vigneto è soggetta a un problema che poi abbiamo scoperto, un problema di affinità di innesto. Andando a scoprire il motivo, i vigneti oggi iniziano a parlare. Questo sarà anche l'oliveto o sarà il pomodoro. Molte volte mi chiedono se quando io vado in campagna gioco o lavoro. Non ho neanche capito io, è una domanda che non so rispondere. Però a Borgo Libertà, a giugno di quest'anno, si pensava che in un campo di pomodoro, e riconoscerete le ruotate della botte, l'efficienza dell'impianto irriguo fosse ottimale, perché la temperatura era costante. Nella zona invece dove l'acqua c'era stata qualche ora prima, già si vede che l'innalzamento della temperatura provoca non l'efficienza irrigua, perché l'acqua dovrebbe ritornare esattamente un giorno dopo e non subire e non causare stress alle piante. Questi sono problemi del riscaldamento termico. E i cosiddetti stress puntiformi sono la nuova frontiera della scienza agronomica. La gestione degli stress significa preservare la produzione. Io dico una cosa, che noi agronomi e voi agricoltori insieme dobbiamo ritornare a ripopolare le aule per apprendere, come abbiamo fatto stasera, un merito che va a Elena, un merito che va a Tommaso e chi ha organizzato il gruppo del Partito Democratico, cioè gli europei che hanno organizzato questa cosa. Dobbiamo ritornare a discutere, a imparare. Cambiano le tecniche, cambiano le cose, e dobbiamo iniziare ad affrontare quelli che erano i vecchi capitoli con i nuovi strumenti. Noi, come dire, un esperimento lo stiamo facendo e abbiamo iniziato a capire. Io fino sono ad un punto dove, dopo l'insuccesso della confusione sessuale di Foggia, con i giovani invece è andato bene, con un gruppo di ragazzi abbiamo creato un'app che si chiama WhatsApp, dove qui c'è Stefano, come dire, che è di Cerignola e che partecipa alle nostre riunioni, dove iniziamo a trasferire, a coniugare insieme gli agricoltori alla ricerca, anche la ricerca che viene fatta a Foggia, perché a Foggia abbiamo degli ottimi studiosi, penso al professor Giaminaro, penso al gruppo di LOPS, che studiano problemi e risolvono problemi della nostra provincia. E questa sarà una serra dove invece che
piante ci saranno scrivanie e computer, dove i giovani apprenderanno uno scambio continuo e costante, quello che la tecnica ci propone, perché oggi senza tecnica non riusciremo più a combattere tutta una serie di problemi agronomici e patologici che iniziano ad affrontare. E in una di queste manifestazioni è venuta anche una vostra rappresentante, che è una storia stupenda. Lei si chiama Alessandra Leone, è la proprietaria delle cantine tenuta a Ribalta, ed è la storia di un viaggio ad incontrare. Io nella mia classe, ormai sono 20 anni, sono 30 anni che sono liceo scientifico, siamo rimasti su 28 persone, solo 3 a Foggia. Lei invece è una milanese che eredita l'azienda dal nonno e ci impianta una cantina, fa del vino e dopo 3 anni vince un premio. È una storia bella, come dire, l'abbiamo incontrata in questo racconto ed è una vostra, tra virgolette, amica di compaesana. E questo nostro modo di fare ci ha portato a incontrare il ministro Martina, perché un giorno ci chiama e dice: ma voi di WhatsApp che cosa state facendo? È arrivato un pochettino dopo 40.000 film sulla raccolta e lo sfruttamento del pomodoro, dove ci confrontiamo, e ora il ministro verrà a Foggia per conoscerli. E noi, per prepararci e quindi per, come dire, iniziare ad affrontare quelli che sono i nostri, come dire, problemi, abbiamo organizzato delle scene. Chi è un agricoltore sa che cos'è il 20-20-20, il concime più utilizzato. Però noi faremo 20 scene in 20 posti, incontrando 20 agricoltori. Quindi incontreremo 400 agricoltori della provincia di Foggia che esprimeranno dal basso quelli che sono i loro problemi. Perché una delle questioni che oggi dobbiamo affrontare è che il territorio diventa la cucina e l'ancora da cui partire. Aspettare di poter risolvere problemi di altra natura, non partendo da quello che è il nostro vicino, ci porterà ad essere una colonia di altri, ma senza risolvere i problemi. Guardate, questo è un cibo. Questo è ciò che mangiano gli inglesi. La confezione è fatta in Corea. Gli spaghetti sono fatti in Portogallo. Il sugo fatto in Portogallo, le zucchine fatte a Foggia, impacchettato così e portato, e gli inglesi mangiano così, lo mettono nel friconte e nella loro pausa questo è lo cibo. Io penso che la nostra cultura enogastronomica ci impedisca di mangiare queste cose, e per questo vi dico a voi agricoltori: il 15 di novembre inizia la stagione, la nuova annata grata, come una volta si diceva. Vi auguro un bocca al lupo e vi auguro di ascoltare dalle parole di Francesco quello che la Xylella rappresenta in Salento e che spero non lo rappresenti per Foggia. Penso che è un debole per Mirko di Catalogo, perché la sua chiarezza è impressionante, poi l'esempio evidente di come la tecnica possa incontrare la politica e riuscire a trasformare la realtà. Quindi il mio debole, però devo dire che è anche ben riposto, perché mi sorprende sempre. Adesso passo la parola al presidente di Coldiretti di Foggia, Giuseppe De Filippo. Ovviamente il punto di vista delle associazioni di categoria è importante, è una questione molto sensibile. Buonasera a tutti, grazie a voi per la solidarietà nella meravigliosa Cerignola. Io mi riproverò sempre, perché conosco sempre poco del mio territorio, diciamo così, e quindi da un anno io sono presidente provinciale di Coldiretti. Questo mi ha dato l'occasione per conoscere realtà che storicamente a me sono molto vicine, ma che poi alla fine, quando prendi il casello autostradale, magari a Milano vai spesso, però a Cerignola o a San Severo o anche a Lucera vai poco, ma a Fredonia fai fare bagni ai bambini, vai più spesso, per cui diciamo abbiamo una migliore vicinanza. E quindi grazie, volevo ringraziare Elena Gentile, perché di cognome di fatto, diciamo, è una persona gentile, per cui mi ha chiamato con estrema confidenza, con quel suo senso di confidenza, di umanità, di vicinanza che la contraddistingue in tutto il panorama politico, diciamo, al di là delle ideologie, delle idee, delle competenze che ha potuto sviluppare in questi anni. Ed è una persona a me personalmente molto simpatica. Per quello che riguarda la Xylella, vale il detto di non trascurarla, perché noi siamo saggi, siamo contadini, siamo agricoltori, abbiamo le parole dei nostri nonni. Mio nonno ha fatto di 7 anni di guerra, di 5 anni di trincea, quindi le sofferenze, il pane, la fame, sappiamo tutto. Il detto era: quando il pagliaio degli altri si brucia, diciamo, il tuo te lo devi guardare.
Allora la xylella dove ha colpito veramente un dramma, io ho guardato i posti dove la xylella c'è stata e vedete che è una cosa, perché è una pianta che può esistere da 200 anni, da 250 anni, vederla ammalare e morire come vedere un nostro nonno, un nostro vecchio che se ne va, diciamo, non è una cosa bella, è una cosa drammatica. È una questione un po' diversa da un campo di pomodoro con la virosi, il dottor Di Cadalo, diciamo, è esperto, parliamo pomodoro a pomodoro, no? Cioè, è diverso perché il campo con la virosi, al di là del danno economico, che forse è superiore a quello della xylella, no? Perché se va via un campo di pomodoro con la virosi ci fa una PLV più forte. Però insomma vedere questi grandi vecchi scomparire nelle zone dove c'è veramente una pandemia. Ai salentini non glielo potete dire che loro hanno trascurato il territorio, se vuol dire, cioè questa cosa si può dire qua, se vai a Lecce e dici guardate che forse le cunette non le avete pulite, forse la cosa non si può dire, cioè quindi questa cosa la puoi dire fino a Bari forse, diciamo da Bari in giù è meglio che ti stai zitto, quindi diciamo quel 30%, 40% più il professore sicuramente ci può illuminare di ingrediente trascuratezza nella diffusione del vettore, perché giustamente il cancro batterico è un cancro batterico, poi sostanzialmente la xylella, se vado a semplificare, diciamo, se contabilizzo il termine, diciamo, un cancro batterico del genere, diciamo, mi si diffonde, ma mi si diffonde con la sputacchina, ergo pulisco la sputacchina, è meno probabile che mi diffonda. Poi devo dire, io voglio offrire, diciamo, dei punti di vista diversi, no? Un po' come ha fatto Di Cadalo, che attira i giovani, fa queste bellissime relazioni. Io volevo offrire l'altro punto di vista. L'altro punto di vista è che secondo me nel Salento è successo qualcosa, come diceva anche il professore, il sistema normativo è andato in tilt, per cui il commissario, il TAR, la cosa, l'albero sotto sopra. Un po', se vi ricordate, in maniera un po' azzardata come paragone, quando c'è stato quello delle cellule staminali, no? Che oggi subisce il processo per truffa, poi era quello all'ospedale di Brescia, no? Che dava le cellule staminali per curare la distrofia, cioè alla fine non si è capito, mo l'arrestano, mo lo fanno, lo dicono, in Italia andiamo un po' in tilt con queste cose. Quindi hanno fatto una gran confusione sulla xylella. Io mi sono trovato anche in polemica, vi confesso, col mio ufficio regionale, diciamo, con la regionale di Coldiretti, perché non ho condiviso quella loro voglia di fare a tutti i costi voce, eco, forza, di sbattere. Alla fine hanno fatto tanto rumore che per poco non ci fanno l'embargo su tutti i vegetali della Puglia. Cioè, questi fra poco ci vietano di commerciare i carciofi, che non ci azzeccano niente. Cioè, per cui, secondo me, ha fatto un gran casino. Questo, scusate il termine, che non si dovrebbe dire, però, secondo me, sulla faccenda xylella è stato un caos, un casino, una cosa. Quando magari lo studioso, periziato, tranquillo, per bene, si è messo e fatto i suoi esperimenti e aveva o non aveva, non lo sappiamo, la soluzione al 100%, al 90%, al 50%, ma c'è chi ha lavorato in silenzio, tranquillamente e zitto. Io mi auguro che adesso, e qui abbiamo, diciamo, una delle massime autorità della nostra politica meridionale tutta, io mi auguro che si possa dire un attimo zitti, cioè silenzio. Io sono stato in Piemonte perché ho degli amici piemontesi da due generazioni, sono spariti metà degli impianti di kiwi con un cancro batterico. Ma avete mai visto che hanno fatto per genere? Avete mai visto un piemontese scomposto che è andato a urlare a fare zitti? È la stessa cosa. Forse il dramma economico è stato molto più forte, perché anche lì il kiwi fa una certa PLV, un certo coso, tre quarti dei kiwi massacrati, anche nel Lazio, distrutti, anche nel Lazio, sì, bravo, tutta la zona del Lazio. Cioè, però non è fatto tutta questa commedia non solo non ha generato soluzioni al problema, ma ha generato un eco ancora più forte, che poi di fatto ha danneggiato tutta la Puglia, che pur essendo lunga 400 km da Serra Capriola a Santa Maria di Leuca, però cioè, voglio dire, ne ha risentito tanto, che poi è stupidamente un fatto regionale, perché più vicino a Lecce magari c'è la Calabria, questo è, però noi non dobbiamo sentirci al sicuro, per cui ben venga l'iniziativa di questa serata, ben venga lo studioso che in silenzio, molto professionalmente, pensa alla soluzione mentre gli altri fanno una cagnara pazzesca.
finalizzata a se stessa, cercano e trovano le soluzioni. Per cui io spero che da tutto questo possa nascere, diciamo, una consapevolezza diversa verso la Xylella e, per carità, tanta solidarietà verso quei territori che hanno veramente visto morire questi grandi vecchi, che sono esperienze irripetibili. Voi pensate, gente che ha da 15 generazioni un olivo in campagna, cioè secco completamente, diciamo, qui capisco effettivamente non è il kiwi, diciamo. Non è il kiwi. Ma appunto, l'ho detto in premessa, non è il campo di pomodoro o la PLV che va persa a mano, è un essere, diciamo un essere vivente, è un familiare, un grande vecchio, perciò questo è veramente un dramma. Per cui stiamo attenti e perlomeno sicuramente possiamo partire da quel dato di non trascurare il territorio, che è centrato per il 30%, centrato per il 50%, non lo sappiamo, ma è un dato sensibile. Grazie dell'attenzione e grazie dell'ospitalità. Ringrazio il presidente Filippo, anche perché adesso vorrei ricordare che poi la questione della Xylella racconta una delle storie normali per la terra, cioè la lotta dell'uomo contro la natura che fa sempre il suo corso, e non ci mettiamo la tecnica, la capacità di chi fa ricerca, professor Rossi, una competenza nel campo, ma anche un motivo per essere orgogliosi di questa terra e della ricerca che si fa in questa terra, visto che le notizie che arrivano sugli sviluppi della ricerca del suo gruppo hanno avuto una vastissima eco e oggi è qui a noi a Cerignola a presentarceli. Per questo la ringrazio veramente, professor Rossi. Buonasera. Io, prima di introdurre il discorso, vorrei fare un ringraziamento a chi mi ha invitato, a chi mi ha dato questa possibilità, sicuramente il dottor Di Cataldo e l'onorevole, ma anche voi. La cosa che mi ha sorpreso, e infatti ecco perché ci tengo tanto a fare questa presentazione, ho visto l'amore sia dei relatori che mi hanno preceduto, ma anche la presenza vostra. Allora, alla base del problema è proprio questo, la mancanza di amore nell'affrontare le cose. Allora, io con tutta onestà mi occupo di malattie delle piante. Occupando malattie delle piante ho visto sempre l'interazione, l'ospite con il patogeno, un qualche cosa di, diciamo, asettico, perché c'è sempre questa interazione finché poi c'è la malattia. Nell'affrontare il problema Xylella mi sono reso conto che il problema non è solo interazione ospite e patogeno, è interazione anche gente, perché alla base c'è l'incuria, la gente dimostra che ha interesse ma non lo ha. Infatti ecco perché mi ha sorpreso, perché ho visto che chi mi ha preceduto ha parlato proprio di cuore, gli argomenti li ha presentati in modo che era sentito davvero cuore. Io non credo che sarò alla stessa altezza, però vado subito al problema, perché il problema, guardate bene, la prima slide di Lucio, credo che sia eloquace che è un problema che sta in Gerusalemme. Piante che sono dei scheletri, piante che hanno secoli, però vi voglio far cogliere un altro particolare. Guardate quella pianta nel contesto in cui si trova. Secondo voi è un contesto in cui dimostra amore o dove c'è disinteresse? Beh, la cosa credo sia abbastanza chiara, e alla base credo di tutto il problema sta questo, che poi il problema si è risolto alla ribalta dell'opinione pubblica, qui sono scaturite non soltanto le confusioni dei media, ma anche quelle delle normative. Andiamo per tanto. Andiamo per tanto, sì, non sono abituato a questo, scusate. Allora, io quando sono stato invitato ho detto, guarda, ci devi illustrare un po' la problematica. Io la prima cosa che faccio, sono un tipo un po' pragmatico, vado subito alla sostanza. Se devo presentare il problema, come lo devo presentare? Cercavo di chiarire che cos'è il codire, che cos'è la Xylella, perché telegiornali, giornali, mi hanno parlato tanto di queste due situazioni. Ora,
Col termine di Codelo in realtà è un acronimo che sta a indicare complesso del disseccamento rapido dell'olivo. In sostanza, guardate, io poi per altre attività che sono costretto a avere contatti con altre persone, ho cercato sempre di evitare di parlare di xilema. Preferisco parlare di Codelo, perché in realtà il problema è questo, è il complesso di disseccamento rapido del olivo. Il primo termine coniato dagli ricercatori di Bari, che poi è stato anche preso in parola dalla Regione Puglia, secondo me è il termine più appropriato, perché già la parola stessa, complesso, è intuitivo, fa capire subito che il problema entra in gioco più fattori. Più fattori quali? Bene, mettendo a parte la situazione ambientoclimatica, giustamente, come ha detto prima il dottor De Cataldo, la globalizzazione, i cambiamenti climatici, l'incuria, perché e là è la prassi di avere oliveti con cicli di potatura di 4-5 anni, nelle migliori condizioni, sono anche di 10 anni. Capite bene che sono cose improponibili dalla nostra parte. Ora, a parte queste considerazioni che sono i cosiddetti fattori predisponenti, noi abbiamo trovato che in questo complesso entrano in gioco degli insetti, insetti tipo la zeuzera. Chi è la zeuzera? La zeuzera è un lepidottero, una piccola farfalla che quando ha le ali del tutto spiegate ha appena 50-70 mm di dimensione. Però la sua larva, la larva è una larva di color giallo che dà il nome al rodilegno giallo. Bene, lo stadio larvale è quello che diventa pericoloso. Perché? Perché scava delle gallerie. Qua, là, dovrebbe venire sul tronco, ma anche su branche di ordine secondario. Voi sapete bene, minare un legno, creare delle gallerie nel legno, significa interrompere il flusso della linfa. Ebbene, e non solo, ma è non altro che una predisposizione agli attacchi di funghi. In effetti sono stati isolati dei funghi tracheomicotici. Gran parte di questi appartengono al genere Femoniella e Acremonio. Io mi sono limitato a indicare solo i generi, perché se volevo essere più preciso dovrei anche ricordare le specie. Non l'ho fatto perché ce ne sono molte specie, questo per dire che sono popolazioni queste numerose, la quantità di questi funghi reperiti in queste situazioni sono tante. Ecco che il ruolo di questa alterazione dei funghi è anche fondamentale. Sicuramente la zeuzera con quelle gallerie che abbiamo detto che interrompe il flusso, ma predispone la via di accesso di questi funghi, perché non sono altro che delle ferite. Questa è una slide, forse poco conta, perché appunto per dire come sono molto diverse, la miniera, il acromonio, un micelio molto fioccoso, un micelio pinghialino, ma forse la particolarità sono le identificazioni conidiche e inconidi, perché sono gli elementi che disseminano questi patogeni. Capite bene, disseminano. Basta, essendoci correnti aeree che vengono portate, grazie alle aperture di questi insetti riescono a colonizzare il legno e vanno ad occupare i vasi xilematici. Infatti sono tutti funghi tracheifili, vanno a interessare le trachee. Vanno a interessare le trachee come anche il batterio in questione. Il batterio Xylella fastidiosa, che non ha nulla a che vedere con i funghi, perché prima stiamo parlando appunto di micidi, questo è un batterio. Un batterio
reputato pericolosissimo, però quello dico e quello nego è ancora del tutto da comprovare, perché la cosa strana è che noi docenti imponiamo agli studenti, quando facciamo la lezione di patologia vegetale generale, di saper definire che cos'è la malattia e come questa si può manifestare. In sostanza, si può definire che c'è una malattia quando vengono realizzati i cosiddetti postulati di Koch. Lo pretendiamo agli studenti, però in realtà tutti gli studiosi, d'altronde compreso anch'io, non mi sottraggo, non siamo riusciti a convalidare questo. I postulati di Koch, sapete cosa sono? È semplice, forse la parola potrebbe dare adito a chissà che cosa, ma in realtà Koch è stato un grande batteriologo, la quale diceva che finché un batterio o un patogeno sia tale, deve essere prima isolato dalla pianta malata, caratterizzato, vedere chi è un batterio o qualcos'altro, dopodiché deve essere rinoculato su una pianta sana per vedere se questa manifesta gli stessi sintomi. Allora sì che lo si può attribuire alla causa, si dice quel batterio è la causa di questa malattia. Bene, sono passati 2 anni da quando si è definito il problema, perché era ottobre 2013, questo non è stato ancora realizzato. Dice, e perché neanche tu ti sei interessato? Ci sono tante di quelle vicissitudini collegate anche alla burocrazia politica, diciamo. Alla fine forse il quadro sarà più chiaro, io vi do dei flash così poi sarà un mosaico finale. In sostanza un batterio che vive anch'esso nei vasi, vive nei vasi e va a costruire i vasi. Dice, è un batterio grande, cattivo, bastoncellare, un classico batterio. Il problema è che questo batterio non è una ritrovata di adesso, fa notizia adesso. In realtà il batterio, e lo vedete da questa slide, è stato segnalato come patogeno sicuramente nel 1987, ma stiamo nel 1987, anche se le prime segnalazioni risalgono all'800. Questo per dire non è un qualcosa che è nata adesso, è un qualcosa già di vecchio però che colpiva la vite. Le segnalazioni di questo risalgono non certo in Italia, ma negli Stati Uniti, nel continente americano, dove appunto causava la malattia cosiddetta del Pierce. In sostanza, cosa vi aspettate quando i vasi vengono costruiti? C'è poco apporto di linfa, le foglie dissipano. Vedete la foglia in primo piano? Quello dimostra il disseccamento del margine, perché in realtà la pianta, il fenomeno sta in una continua battaglia tra il patogeno e l'ospite. Allora la pianta cosa fa a seguito della colonizzazione? Riduce la superficie evapotraspirativa. Allora cosa? Pensa bene, dissecca, preferisce perdere una parte della superficie fognaria con l'intenzione di sopravvivere. Allora c'è il disseccamento del margine. Ovvio che è un tentativo a vuoto, perché c'è una progressione sempre in avanti finché poi anche altri vasi vengono interessati da disseccare completamente la pianta. Questo è il motivo per cui l'allarmismo, perché è stata reputata pianta che porta a morte le piante. Scusate, pianta, ho fatto un errore. Un batterio che porta a morte la pianta. Su questa considerazione gli è stato affibbiato il titolo di responsabile di ciò che sta accadendo nel Salento. Ho voluto mettere questo perché sono in sostanza delle prove fatte al microscopio elettronico. Batterio bastoncellare, diciamo che lo prendiamo per buono, ma io prego di prestare attenzione alle foto laterali. Cosa sono? Sono le sezioni del legno, del fustolo. Ha un forte ingrandimento, tant'è quello che si va a vedere, e questo sicuramente a questo punto lo si vede tranquillamente, dove non è altro che un vaso. Oh, sì, aspetta, scusami.
Vi dicevo, questa è una sezione del cervello di un ramo sezionato, questa è una trachea. Tutto quello che vedete dentro non sono altro che le cellule batteriche. A un forte ingrandimento la cosa diventa molto più palese. Un vaso con tutte le cellule batteriche. Beh, si sentisce bene il problema. Il vaso, invece di essere un lume dove doveva solo passarci dell'acqua, in realtà è ostruito dalla presenza fisica della cellula batterica. Ma questo vale anche per i funghi che abbiamo visto prima. Se quello che abbiamo descritto, ciò che si vede in sezione al microscopio, macroscopicamente quella sezione non è altro questo, un ramo in sezione. Questi vasi sono quelli che si vedevano ostruiti, che in sezione sembrano imbruniti. Imbrunimenti che la tendenza è quella di essere annulari, che sicuramente sono dei cerchi annuali, man mano che il legno si produce, vuol dire che l'infezione è avvenuta in questi cerchi, non nella parte centrale, e viceversa in quest'altra sezione. Io l'ho messo proprio perché, se prestate attenzione, l'imprimimento ha sempre quell'andamento circolare che dà la progressione di infezione che è avvenuta in un secondo momento. Ma quello particolare è proprio questo puntino più scuro, quella è il foro della zeozema, la farfallina di rodilegno giallo, che provoca la via di accesso di funghi e di batteri. Vedete la zona più imbrunita intorno, la dimostrazione lampante che ha favorito lo sviluppo di questi patogeni. Ovvio che questi rami sono sezioni tagliate da piante colpite da appunto codini. Il codino non è altro che questo disseccamento, vi farò vedere le foto sicuramente più belle avanti. Prima ha fatto il cenno al discorso del vettore. Beh sì, il ruolo, seppur vero che entrano in gioco questi patogeni, ma il ruolo fondamentale lo assume il vettore. Ma secondo me una cellula batterica, avete visto dove era localizzata? Nel vaso. Dentro, come può uscire da quel vaso e invadere un vaso di una pianta a fianco? È impensabile, perché è un batterio che non è dotato neanche di flagelli, non può muoversi, non ha condizioni di caso per spostarsi. Sicuramente ci vuole un qualcuno che lo sposta, per forza. Allora, se ci sono degli spostamenti della malattia, è perché c'è stato qualcuno che ha spostato qualcosa, o sicuramente a lunga distanza il materiale di propagazione, oppure a breve distanza pianta a fianco, e questo spiega la diffusione in campo dalla presenza proprio del vettore. E il vettore non può essere anche prendere l'acqua sulla potatura, no? Se si attrezzi sicuramente sì. Ha un ruolo fondamentale questo, infatti il discorso di prevenzione ha tenuto conto questa cosa, ma per il batterio è poco probabile che l'attrezzo possa essere il veicolo, perché è molto più facile che sia veicolo dei funghi, perché capite bene, avete visto la foto, è costituito da conidi e da filamenti fade. In sostanza dei vasi vanno a costituire proprio una sorta di ragnatela. Chi di voi ha visto i panni di funghi? Sicuramente molti di voi l'avete visto. Beh, quell'intreccio di ife in un vaso, ostruisce il vaso, nel momento in cui si fa un taglio con le forbici di potatura, la lama si sporca di quel micelio e lo sposta. Ecco perché è molto più probabile che questa avvenga una contaminazione di funghi, meno per i batteri. Perché i batteri, così come l'avete visto, piccolissimo, insignificante, in realtà è proprio vero, è debole come batterio, che questa è la particolarità, è un microorganismo, anzi il suggerimento è bene perché lo stavo trascurando, il termine di xylella fastidiosa, sapete dove viene fuori? Non perché sta dando fastidio adesso, perché inizialmente dava difficoltà ad allevarlo in piastra, perché vi ricordate che il postolo di cocco ha detto che bisogna isolarlo in piastra, in cultura. Bene,
Questo batterio non si poteva coltivare, infatti entrava tra i batteri che non si coltivavano, ecco perché dava il titolo di fastidiosa. Poi si è capito qual era il problema, era solo di individuare la dieta con cui lui va avanti e insomma adesso si riesce anche a isolarlo, non a caso si riesce anche a caratterizzarlo, infatti adesso andando più avanti aggiungeremo un altro tassello in più. Se lo sapete, costruiamo l'immagine di un film tappo per tappo per avere il quadro totale. Vi dicevo, grazie al vettore, il vettore è la sputacchina, un insetto banalissimo, comunissimo, quanti di voi in campo l'hanno trovato? A volte in primavera, sulle erbacce, è presente questa emissione di schiuma che in realtà non è altro una piccola bava prodotta dallo stadio larvale. Vedete quanto è piccolissimo? Lo stadio larvale, perché schiude dove vuole il terreno e si sposta su reinfestanti. Lo stadio larvale, prima e secondo stadio, lo trascorre sempre sulle reinfestanti, dove nel momento in cui punge per nutrirsi emette saliva, allora si riveste di questa schiuma. Non è altro che un accorgimento per autoproteggersi. Lui sotto questa schiuma sta tranquillo, nessuno lo va a disturbare. Quando poi diventa adulto, bene, questo è il momento che diventa pericoloso per l'ulivo, perché l'adulto ha la capacità di volare, perché dalle anide estanziali si ferma sull'erba e non si sposta. Quando diventa adulto, con le ali vola e si sposta sulle piante. Capite bene? Nel momento in cui vola e intercetta una pianta infetta, lui non fa altro. Perché questo insetto? In realtà, nella patria, diciamo, della xylella, sono altre cicaline come vettori. Perché il discorso del vettore, questo sembra che sia quello che non è reputato tale, perché nel nostro ambiente quelle cicaline che stanno nel continente americano non ci stanno, da noi è questo, l'unico esemplare dotato di quell'apparato boccale pungente che riesce a infilzare i vasi. Riesce a infilzare i vasi, riesce a intingere l'apparato boccale dove ci sono annidati appunto i batteri. A quel punto questo individuo si sposta, perché la finalità, guardate bene, a qualsiasi livello, o di insetti, o di microrganismi, funghi, batteri, la finalità ultima, perché mettono in pratica tutto questo ambarvanti cosa? È quello che fa qualsiasi organismo vivente, quello che facciamo anche noi, quello di accrescere, di moltiplicare, di colonizzare. Infatti per questo l'adulto che fa? Deve accrescersi, perché deve pensare a riprodursi, a moltiplicare. Allora si sposta pianta in pianta per nutrirsi. Ovvio, una volta che si è infettato porta l'infezione su tutte le altre piante. Ecco come la malattia ha, come si è verificato, quello scoppio epidemico. In un niente ha creato l'esplosione, perché andando da qua pianta su pianta ha diffuso la malattia. Ora, noi abbiamo sempre considerato il batterio come xylella fastidiosa. In realtà sia abbastanza superficiale parlare di xylella fastidiosa. I media, i giornali parlano tutto di xylella fastidiosa. Invece le cose vanno precisate e poi alla fine vi renderete conto anche voi di perché. Perché xylella fastidiosa presenta diverse subspecie. Ora, cos'è una subspecie? In sostanza sono delle popolazioni nell'ambito della specie distinte
per la capacità patogenetica. In sostanza, tutta la popolazione xylella fastidiosa, ma alcuni si sono adattati a vivere sull'olivo, altri su vite, altri su agrumi e così via. Allora, questo adattamento ad adattarsi a vivere su ospiti diversi, che poi in sostanza manifestano la loro patogenicità, ha fatto sì di distinguere diverse subspecie. In realtà sono distinte quattro subspecie fondamentali, ce ne sarebbe una quinta, ma vediamo perché l'attenzione sulle quattro. Non potevamo partire dalla subspecie fastidiosa, cioè xylella fastidiosa, subspecie fastidiosa. Questa è la vera responsabile della malattia del Petri, della vite, quello che ha fatto il wanted della xylella. Perché è quella che è associata solo alla vite e che porta a morte la vite. Poi abbiamo una subspecie di Sandy, è solo per l'oleandro. La subspecie multiplex, e questa, fate attenzione, interessa molti fruttiferi, tra cui anche il mandorlo pesco, ma anche olivo, però non quello nostro. Olivo nella zona di California, in California. Nel 2010 c'è stata una forte epidemia di xylella sugli olivi in California, però solo dalla subspecie multiplex, non quella che è presente a Lecce. La quarta subspecie è subspecie pauca. Subspecie pauca, questa si riesce ad adattare su agrumi, su piante di caffè, o perlomeno questo è quanto riportano tutti i testi. Perché è emerso che la specie presente giù nel Salento è proprio questa, xylella fastidiosa, subspecie pauca, perché ha l'indice molecolare tutto quello che è della subspecie pauca. E io sicuramente gli è fuori il dubbio. Allora vuol dire che c'è una ulteriore specializzazione? Sì, tant'è vero che gli è stato attribuito a un cieco presente qui nel Salento il nome di xylella fastidiosa subspecie ceppo cudiro, perché è specifico per questa situazione fitopatologica. Poi ci sarebbe la quinta, che l'ho messa in secondo ordine perché in realtà, seppur esistente, ma interessa soltanto su piante ornamentali, infatti si chiama subspecie taschi, ma ha poca importanza perché non interagisce con le piante di interesse agrario. Però voglio fare quello in particolare. Se ci sono tante subspecie, questo significa che riesce a vivere su tante specie vegetali, su tante specie botaniche. In effetti, questa è la pericolosità di questo batterio. Ho fatto un po' di cronistoria. La preoccupazione della xylella nasce proprio dal fatto che nel continente europeo non c'è mai stato. È dal 2013 la segnalazione. Prima non ce n'era, tra virgolette non ce n'era, perché in realtà ci sono state delle segnalazioni in Francia su pesto, su caffè, però subito è stato debellato il fenomeno e la cosa è andata in sordina. Allora si è sempre considerato la regione europea indenne. Viceversa, le segnalazioni di partenza sono proprio nel continente americano, forse molto più lampante vedere questa foto, dove appunto si vede la presenza della xylella lungo tutto, sia Nord America che Sud America, con una segnalazione a Taiwan, c'è stata anche una segnalazione a Kosovo. Guardate la progressione della malattia. Questa è la situazione attuale. La segnalazione, ok, sicuramente si è intensificata la presenza del continente americano, ma oltre a quello che vi ho detto, Taiwan, Kosovo e Italia, la Corsica e la Francia. Questo per dire che il fenomeno è in continua evoluzione, non è un problema collegato solo al Salento,
sta andando avanti. Ah, va bene, questo è il discorso della distinzione che vi dicevo prima, che è subspecie Codiro, e che si è visto che questo ceppo è molto simile al ceppo rinvenuto in Costa Rica. Questo cosa fa supporre? La considerazione che ha fatto di Cataldo prima, cioè che per effetto della globalizzazione da Costa Rica si arrivava tramite delle piante di caffè, come piante ornamentali, e allora dopo un momento si è insediato nella zona del Salento. Si è insediato nella zona del Salento, in quale zona? Nella zona dell'area gallipolese, Gallipoli e poi i paesi del circondario, Racca, Arezzo, Martino. Adesso la situazione è molto più grave, infatti più avanti ci renderemo conto come la malattia, d'attuale credo che sia di dominio pubblico, è arrivata anche a Brindisi. Pericera, è un batterio polifago, sì, è stato individuato su 200 specie vegetali diverse, tanto su piante di interesse agrario, per nome di pepesco, mandorlo, volevo, tanto di specie ornamentali, oleandro, colino, essenze forestali, acero, quercia, e anche specie spontanee, arbusti. Capite bene? Se questo proviene dalle infestanti, dalle erbacce, quando si fa sui giri per alimentarsi, punge un infestante, non porta l'infezione sull'infestante tranquillamente. Questo tenete ben presente, che nel discorso dell'eradicazione ha un ruolo, perché eradichiamo gli olivi e le infestanti, che sono altrettanto separati di noi. Per fortuna, il ceppo presente in Italia attacca, è stato riscontrato che attacca, oltre l'olivo, il mandorlo e l'oleandro. Non attacca, per fortuna, la vite e gli agrumi. E questo ha fatto supporre l'ipotesi, ecco perché si sta chiedendo alla Comunità Europea di poter almeno commercializzare per batteri di vite, perché sembra che non attacca la vite. Ora vediamo un po' più da vicino il problema. È l'opinione comune di tutti di associare la xylella fastidiosa al disseccamento, però vi ho detto che è errato, perché quando si parla di disseccamento bisogna considerare anche gli altri fattori. Prendiamolo per buono che sia solo lei la causa. Il sintomo che presenta quali sono? Bene, avete visto prima il disseccamento delle branchette, l'imbrunimento delle branchette, ok, in sezioni si vede appunto degli imbrunimenti del tessuto, che non sono altro che i vasi imbruniti costruiti. Questi si ripercuotono sulle foglie che vanno dal disseccamento, guardate bene, che i disseccamenti partono quasi in sordina, nel senso che si intravedono piccoli ramoscelli insecchiti e poi man mano il fenomeno si estende interessando l'evoluzione di rami maggiori fino a branche, lati interi delle piante, piante completamente intere. Questo perché è intuitivo. Se va a ostruire i vasi sono costruiti da tanti fasci, man mano che la malattia progredisce, interessa sempre più vasi, da ostruire poi tutti i vasi da pianta ovvio che deperisce. Ovvio che questo è un passaggio graduale, la pianta manifesta segni di deperimento tranquillamente. Ma l'altro carattere importante è che quello. Prima mi è stata fatta una domanda, ma è molto simile al verticillium? Ho detto sì, però è ben diverso, perché il verticillium è un'altra patologia che interessa l'olivo, che porta anch'esso alla morte della pianta, che interessa, neanche a farla apposta, anche i vasi, sono dei tracheobatteri. Però nel caso della xylella, guardate, la foto centrale in basso è emblematica. Parte il disseccamento nella porzione, tant'è che
quei seccamenti sono sparsi sulla chioma, come in questo caso, sui seccamenti che invadono tutta la pianta, rendono completamente deperita. Questi sono i disseccamenti che vi dicevo a progressione, punte, poi dissecca tutta la lamina fogliare e la particolarità è che le foglie si accartocciano, si ripiegano a doccia, sempre con l'intenzione che nel ripiegarsi hanno una superficie ridotta di perdita per evapotraspirazione. Questo cosa permette? Che è una continua lotta, ma sicuramente la pianta poi soccombe e porta al disseccamento totale, ma la particolarità sono le foglie ripiegate, disseccate e non cadono, restano sulla pianta, con un lungo andare poi cadono. Eccola la particolarità di ciò che avevamo pronunciato, specie xylella fastidiosa, subspecie pauca. È risaputo in letteratura che attacca gli agrumi. Nel Salento è frequente trovare questa situazione. Agrumi perfettamente sani con piante completamente compromesse. Perché appunto si è appurato che nell'ambito della subspecie c'è il ceppo cotiero che ha questo comportamento particolare. Bene, questa è una visione di un'ecatombe panoramica della situazione. Piante compromesse sembrano già come numero nettamente maggiore rispetto a quelle sane, perché ci sono zone come in questa situazione e non c'è una pianta ancora sana. Il fenomeno è preoccupante proprio perché appunto desta preoccupazione, perché si chiama emergenza. Allora, perché si chiama emergenza? Sicuramente ciò che abbiamo visto, perché avete visto, si manifesta con grave intensità, soprattutto poi in collina, se l'insetto si sposta, vola, in un niente la diffusione avviene da pianta a pianta. Ecco, gli scoppi epidemici da una pianta. E questo è il primo campanello dall'altro. L'altra preoccupazione è la prima volta che viene segnalata in Europa. Allora, come tutte le cose che non si conoscono, è bene che ci si preoccupa. Ma forse la preoccupazione maggiore sta perché entra come patogeno da quarantena. Nella lista è uno dell'Eppon. Cosa significa questo? Allora, in generale, il concetto di quarantena lo dovete considerare, che poi d'altronde la fitoiatria se ne è appropriata forse indebitamente, perché il concetto di quarantena scaturisce dal momento in cui ci fu l'epidemia della peste, che quando c'era gli spostamenti delle persone si tenevano in osservazione per 40 giorni, che è il tempo di incubazione. Ovvio che non è pensabile di fare questo per le specie vegetali. Però il concetto è fondamentale, perché la quarantena è collegata ad escludere che un patogeno arrivi in un territorio. Allora, questo patogeno è definito quarantena perché l'impegno era ad evitare che entrasse nel bacino mediterraneo. In effetti ci sono degli accordi internazionali, ecco perché ho chiamato elenco a uno dell'Eppo. Gli accordi internazionali, che non è altro che un'organizzazione europea, perché Eppo sta per questo, organizzazione europea della protezione delle piante, cioè un'organizzazione fatta ad arte per evitare che ci siano questi problemi. Ci sarebbe anche l'agenzia dell'EFSA, che è quella per la sicurezza alimentare europea, che hanno tutto lo stesso, diciamo, obiettivo. Ma in realtà l'EPA ha fatto una lista, o meglio, in realtà, come vedete, sono tre le liste. La famigerata lista A1, che sono tutti quei patogeni reputati pericolosi in quarantena, che non ci sono in Europa in sostanza. Allora, capite bene, ecco l'inserimento della xylella fastidiosa in questo elenco, perché in Europa non c'era,
ebbene è stata classificata patogeno quarantena lista A1. Non è stata inserita nella lista 2? Sì, perché nella lista 2 è la lista di quei patogeni, seppur pericolosi, in alcune zone è presente. Faccio un esempio lampante. Il virus della sciarca. Quanti di voi lo conoscete? Nessuno. Quasi tutti, bravo. Bene, il virus della sciarca sta in questo elenco A2, è reputato come patogeno quarantena, cui si applica il decreto di lotto obbligatorio, perché in Emilia Romagna c'è, allora non è che si può dire che nel continente europeo manca, in alcune zone è presente, bisogna evitare che si estenda in altre zone. Allora c'è l'elenco di questi patogeni reputati tali. Ci sarebbe anche la terza lista, lista di allerta, sarebbero tutti quei patogeni che sono pericolosi ma che va ancora definito dove sta la loro pericolosità. Nel momento in cui vengono fatte le definizioni vengono sistemate. Ora, perché ho fatto questa premessa del patogeno quarantena? Perché, essendo tale, vige la normativa della quarantena. La quarantena impone la esclusione dell'arrivo del patogeno in una zona. Ovvio che se qualcosa è andata male, che sicuramente in questa circostanza qualcosa è andata male, perché se ci fosse stato un maggior controllo del materiale che arrivava nel continente europeo, questa cosa sicuramente non si verificava, perché avete visto prima il discorso della somiglianza con il cibo esistente in Costa Rica. Bene, perché? Perché sicuramente è arrivato il materiale vegetativo da quelle zone. Allora, se ci fosse stata una barriera di controllo molto più dettagliata, sicuramente il fenomeno si insediava. Siccome l'uomo pensa anche alle possibili soluzioni, quando ci sono queste fallanze bisogna intervenire con la quarantena. La quarantena significa che ad ogni focolaio bisogna per forza eradicarlo. Quando si dice in giro, l'eradicazione è d'obbligo eradicarlo, togliere le piante malate perché è il serbatoio di un nodo. Però questo vale, a mio avviso, quando c'è un focolaio puntiforme. Allora si distruggono 1, 2, 3 piante e il fenomeno è stato risolto. Non a caso le prime segnalazioni in Europa, che ho detto, erano venute in Francia, su Pesco, però subito è stato messo da parte, perché alla prima segnalazione, distrutto quel materiale, la cosa è ritornata nella tranquillità. Noi non è stato fatto questo, e questo per diverse motivazioni, scusate, diverse motivazioni. Motivazione perché in realtà non si può curare, non c'è una cura. Grazie, grazie. In realtà non c'è una cura. L'unico modo è quello di poter prevenire oppure con tempistica di eradicazione. Infatti tutte le iniziative che ci sono state hanno fatto riferimento al decreto ministeriale del 19 giugno 2015, che non sono altro che le misure di emergenza per prevenire il controllo e la riduzione dell'accidente. Ok, mi sta pure bene questo, ma il problema reale, sapete come sta? Che nell'arco di 2 anni, dall'ottobre 2013 a ottobre 2015, ci sono stati oltre 60 atti normativi e amministrativi generali, cioè, capite il tempo, atti amministrativi, decreti, norme che sostituivano, abrogavano, che ampliavano le precedenti. Ora, immaginate la confusione che è venuta fuori, che d'altronde è il dato pratico di ciò che stiamo vivendo. La confusione che non soltanto per gli agricoltori, ma anche per i giuristi, ci sono in atto diversi provvedimenti o procedimenti giuridici, ma sono ancora in sospeso, in via di definizione. Perché? Perché ci sono tante di quelle normative
che disorientano anche chi è esperto del settore. Questo capite bene come in realtà il problema si ingigantisce. Ho fatto una media, visto che sono 2 anni, sapete, ogni mese venivano fuori 2 o 3 regolamenti diversi. Dite bene, come si poteva mai seguire tutti questi cambiamenti? Cioè, nonostante ci sono stati degli sforzi dalle delibere regionali, infatti questa è la prima delibera regionale che risale proprio ottobre 2013, all'ultimo piano d'azione del commissario Silletti. L'ultimo piano d'azione del commissario Silletti, che il presupposto è quello valido del concetto di quarantena, quello appunto che bisogna debellare la malattia. Ma le cose vanno riviste, perché la prima cosa che è stato fatto qual è? Quello di monitorare il territorio per capire fin dove era estesa la problematica e poi di fare una mappatura del fenomeno. Una mappatura con un discorso di, che sono state allestite tante di quelle cartografie dove vengono riportate non soltanto o censite, non soltanto i comuni, ma anche le particelle che entrano in gioco. Entrano in gioco a che cosa? Nella delimitazione delle aree. Le aree, secondo questi colori, lo vedete anche riportato sotto quali sono. Ovvio che proprio la zona del campo è quella reputata zona infetta, in sostanza è una zona dove non si può fare nulla, non si fa nulla, non si sta facendo nulla, perché giustamente, l'avete visto dalla foto che vi ho fatto vedere io, è un'ecatombe, sono tutti ammalati, non si può proporre in quel ambiente l'eradicazione, cosa bisogna fare? Allora ho pensato bene di cosa? Si suddivide il territorio, la zona infetta, la zona non infetta. Però la zona non infetta è costituita a sua volta da 2 porzioni. C'è una zona di sorveglianza, quella più esterna, quella verde, e una zona cuscinetto. Perché questa zona cuscinetto? Perché chi ha ideato il piano ha pensato, per evitare che ci sia la diffusione della malattia, dobbiamo mettere il principio della quarantena dell'eradicazione, ma in quale zona? Sicuramente una zona a cavallo tra la zona sana e la zona anche infetta. Infatti si è preso una di 20 km nella zona infetta, che è detta appunto la zona di cuscinetto, è la zona frapposta prima, quella dove si fanno i monitoraggi in caso di avanzamento della malattia. L'eradicazione attualmente è una fascia di 20 km infetta, e nei 10 km con la fascia azzurra è larga 10 km, in sostanza in una fascia di 30 km si sta attuando l'eradicazione. Se qualcuno vuole curiosare per vedere le particelle quali sono in comune, ho messo anche i siti dove possono smirciare com'è la situazione attuale. Ho indicato i siti. Ora, come fare per contrastare una malattia che non ha rimedio? Ok, il principio della quarantena lo impone, l'abbiamo visto, c'è da fare qualcosa in merito, anche perché bisogna rispondere alla Comunità Europea. Allora, ci si adopera di fare delle misure di contrasto. Misure di contrasto che sicuramente la decisione 789 prevede quello di rafforzare i controlli, perché non è una mia constatazione il fatto dell'errore di non aver bloccato la merce all'entrata, è una mia opinione comune. Infatti si sta adesso, come dire, una volta rubati si cerca di arginare il problema. Allora rafforziamo le barriere al controllo, ok? Si è fatto divieto di importazione di piante di caffè dal Costa Rica, perché visto che è stato lei l'artefice di tutto questo, evitiamo che ci siano altre introduzioni. E allora è stato bandito l'introduzione di queste piante. E poi è stato istituito un sistema di monitoraggio.
Bene, questo sistema di monitoraggio è servito a mappare su tutto il territorio della Puglia, compreso anche il Foggiano, per capire se effettivamente era un episodio localizzato nel Salento o se ci fosse qualche altro focolaio. Per fortuna non ci sono segnalazioni. Le misure che sono state indicate, quali sono? In sostanza da mettere in pratica, dell'intera le armi, l'avete visto, è stato fatto, evitare la movimentazione del materiale vegetativo. Allora, questo è come il cane quando si morde la coda. Evitare di movimentare il materiale, il concetto è validissimo, però in sostanza, lo sapete, io parlo dalla mia esperienza, ci ha creato dei vincoli perché nelle nostre prove non potevamo scostare il materiale. Come facevamo a fare l'osservazione in laboratorio? Questo è il discorso di come mai i ricercatori non riescono a dare delle risposte, perché ci sono dei vincoli. Ovvio è stato suggerito quello di fare delle potature di rimonte, sicuramente, perché tutta quella parte danneggiata non è altro che un serbatoio di nuovolo. Allora è bene che l'osservatorio venga distrutto. Allora si fanno delle rimonte. Gli attrezzi, sicuramente è un altro accorgimento che aiuta a prevenire il discorso dell'infezione. La bruciatura dei residui culturali, perché non avrebbe significato fare la potatura e poi tenersela in campo. Bisogna per forza distruggere. Se non che gli interventi fitosanitari contro i vettori, perché noi abbiamo detto che il ruolo predominante è il vettore. Allora bisogna gestire la diffusione del vettore. Il catalogo prima ha detto, se controlliamo il vettore la cosa è risolta. Effettivamente è vero, ma diventa difficile realizzarlo, perché è un insetto talmente polifago che si adatta a vivere su ogni specie. Noi il trattamento dove lo facciamo? Sull'olivo, sulle erbacce, sul mandorlo, sulla vite? Dove? È impensabile. Allora diventa difficile. La pulizia anche, non soltanto dei campi, ma anche dei canali, dei bordi stradali, perché tutte le erbacce possono essere popolate. Il discorso della quarantena l'abbiamo detto. Ora, cosa emerge dal nostro discorso? Emerge che per poter controllare questa malattia si basa solo su metodi preventivi. Il controllo degli insetti, sinofagi e vettore, le infestanti, e evitare anche fenomeni di stress. Io ho messo in evidenza il discorso di stress idrico, lo sapete perché? Perché ci sono le ultime segnalazioni in cui sembra che ci sta un forte attacco su Magnolia, a Los Angeles, di attacchi di xylella, dovuto proprio a mancanza di pioggia, allo stress idrico. Allora, tutte le magnolie dei parchi stanno morendo perché sono state aggredite dalla xylella predisposta dallo stress idrico. Le magnolie ai bordi delle strade, chi si affaccia sulle strade, le irriga, stanno bene. E questo è un suggerimento per dire che quando le piante vengono aiutate riescono a rispondere. E poi tutte le precauzioni, il discorso anche della lavorazione è fondamentale, perché non è concepibile avere oliveti, avete visto la prima slide, in quelle condizioni, perché il terreno è compattato, tra l'altro lo fanno anche di proposito per la tipologia di raccolta che loro fanno, quindi compattare il terreno. L'apparato radicale diventa asfittico e sicuramente non è rigoglioso. Io per età ho finito qua il discorso per quanto dovevo raccontare. Spiego un altro due paroline per le attività che abbiamo fatto noi, perché noi ci siamo adoperati di dare un aiuto a questo problema. In che modo? Bene, abbiamo fatto questa ipotesi abbastanza semplice, che dovevamo, perché chi ci ha interpellato è stata un'organizzazione di produttori, dice dobbiamo fare qualcosa. Ok, ma alla luce, questa era marzo, inizio primavera, con chi? Contro chi dobbiamo combattere? Contro sicuramente un patogeno sconosciuto,
perché abbiamo visto anche noi oggi, c'è il batterio, ci sono funghi, qualcuno insiste a dire che sono il batterio, ma entra in gioco tutti quei fattori. Allora noi, l'ipotesi è quella, non conosciamo il nostro nemico, però come in una battaglia, se non si conosce il nemico ma conosciamo chi sta soccombendo, aiutiamo chi sta morendo. Allora, le nostre iniziative sono state rivolte ad aiutare la pianta a vegetare e a indurre le sue caratteristiche innate, perché l'oliva è una pianta secolare e sembrare così belle, ultracentenarie, ne hanno viste di cotte di crude, gli attacchi di patogeni ne hanno superati. Perché questo? Perché sono dotati sia di resistenze chimiche di fitolessine, sia di resistenze meccaniche, perché riescono a compartimentalizzare il legno, il patogeno, lo bloccano. L'unica cosa che manca, che è mancato, è questo, che le piante non erano capaci di reagire, aiutandole reagiscono. Per la prova che stiamo conducendo, oddio, non è una prova scientifica perché ci vuole la ripetibilità, però l'ipotesi è positiva in quanto appunto le piante stanno vegetando. Da piante completamente compromesse, adesso c'hanno un fogliame verde e lussureggiante. Vedremo, il tempo ci darà ragione. Invito gli ospiti a riprendere posto. Aggiungo il sindaco di Renato Pavareggio, la Marco, ringraziamo. Ringrazio il professor Lopez, esaustiva e chiara, anche per me che non riesco a permettere quanto di più ampliare che niente, spiegazione. E penso la fortuna assistere a una relazione di tenore accademico, per noi è un accademico, professor Lopez, lo dico subito, comunque, ma di grande chiarezza, certo, è normale, su un tema tanto delicato, un tema che interessa. Perché la parte è un po' una fascia di protezione della provincia di Foggia, appunto, un comune come San Ferdinando. Quindi passo la parola al sindaco di San Ferdinando, dottor Pavareggio. Grazie. Io innanzitutto ringrazio per l'invito. Può sembrare strano che i sindaci si interessino di questo, ma non è strano. Ma sempre c'è ragione che i sindaci, come un buon padre di famiglia, non si interessano dell'attività principale del proprio territorio, sono gli sindaci scimmi. Sindaci scimmi stanno parecchi. Dicevo, io mi interessa, voglio interessarmi dei problemi del mio territorio. L'ulivo è fondamentale, non soltanto dal punto di vista paesaggistico, perché qualcuno pensa che sia soltanto un fatto di paesaggio. No, è un fatto molto più concreto, un fatto di mangiare. Nel senso che se vengono meno l'olivo, molti non mangiano più perché cade l'attività di lavoro. Io l'ho avuto per un altro aspetto, un'altra patologia virale molto, molto, molto grave, per la sciarpe delle pesche. Voi sapete che il mio comune è un comune con molti appezzamenti di peschito, in alcune ho avuto un attacco di sciarpa. Il comune si è messo a disposizione degli agricoltori per circoscrivere le aree di infezione e con loro concordare come fare per arginare le pesche. Io ho ascoltato, anche perché da un punto di vista medico, la dotta relazione la si capiva del professore, ho fatto anche un po' di ricerche sulla xylella e mi sono convinto di una cosa. Innanzitutto l'attività, ci vuole l'attività di monitoraggio degli agricoltori stessi. Non bisogna girare la testa dall'altro lato, non bisogna dire una mai a mano non fate lì, traduco gli italiani, però quando arriva a me poi dopo vivo. No, è un problema che dobbiamo tutti affrontare. Quindi è uno dei problemi da affrontare, è la corretta, come in campo medico, si fa attività di prevenzione. L'attività di prevenzione sono le cose che sono state dette. O ritorniamo a coltivare bene i terreni, altrimenti patologie sempre più
aggressive, ci rischia di farci l'impiego il fatto che non si coltiva e si coltiva bene. Quindi uno degli aspetti fondamentali è quello del monitoraggio sul territorio. E credo che ogni comune, se ha a cuore i propri cittadini, i propri agricoltori della Forza Viva, dovrebbe istituire un punto di monitoraggio ed anche un punto di, come dire, primo incontro con le esigenze degli agricoltori. Io nella mia città mi sono già incontrato e lo stiamo attivando, non per gettare l'allarme, ma per dire che è un problema serio, grave, e che va affrontato con la dovuta. La regione sta facendo cose egregie, l'Università di Foggia si è messo al lavoro, significa che la comunità scientifica, la comunità amministrativa, la comunità politica, se collaborano, riescono a tradurre sul campo un allarme che dobbiamo mantenere. Io credo che, ed è un appello ad Elena, nel senso che dico ad Elena perché è la nostra rappresentante a Bruxelles dove si assumono le decisioni più importanti, nel senso che noi non vogliamo essere considerati né coloro che vogliono essere assistiti, perché il problema non è dire dammi qualche centesimo in più, qualche migliaia in più perché ti azzero gli altri, no, non dobbiamo pretendere o chiedere più assistenza, lo dobbiamo chiedere più risorse, ma per fare investimenti tali da sconfiggere la xylella ed avere un'attività di produzione migliore. È possibile, e credo che la battaglia che come sindaco di una città che vive ed è fondata sull'agricoltura e che ci impegniamo per l'agricoltura, il messaggio che rivolgo al nostro europarlamentare è che in quella sede dove si assumono le decisioni importanti ci si batta affinché questo territorio non sia più considerato un territorio di sottosviluppo, ma un territorio di grandi, grandissime potenzialità. L'Italia non va avanti se non si è rialza il mezzogiorno e se non si rialza l'agricoltura, l'agricoltura di qualità. L'Europa non cresce se non cresce il mezzogiorno. Quindi questo è lo scopo, unire la capacità nostra di ben coltivare e di avere un punto d'approdo nei comuni, dico nei comuni e non a caso. E io quando erano a chiamare per dire i comuni possono fare grandi cose in materia agricola, in materia anche di tutela del lavoro agricolo. Con lei abbiamo fatto un grande convegno sul caporalato e su come prevenire il caporalato e gli ho chiesto il permesso di ti posso premiare quelli calciofondori per il tuo decennale impegno a tutela dei lavoratori e della solidarietà? Ha detto te lo consento e l'ho fatta. Quindi è una che andrei questo lo merita, anche perché stavano tutti ad aspettarmi qua perché la curiosità di questo calcio. Dicevo, l'importante della data del carciofo, l'importanza di oggi è che uno dei pezzi grossi, diciamo, della nostra produzione, della nostra attività è l'olio. Noi dobbiamo, sia con gli studi sia con le capacità produttive che abbiamo, a me ha impressionato la cosa che ha detto il professore quando ha fatto il segnale, vedete con l'olivo cosa c'è sotto, se non viene coltivato, se non viene curato, quello è il tema, come le persone, se non fa l'attività di prevenzione, di cura, si ammalano più facilmente. Se noi riprendiamo non più la coltivazione estensiva, ma come abbiamo imparato in tanti anni a fare la coltivazione vera dei nostri territori, dei nostri terreni, diciamo, quello è il primo argine alla diffusione di una serie di
patologie di aggressività e dei costi di abilità. Questo dobbiamo continuare a zappare e a continuare la terra come si faceva, come sappiamo fare. È il primo presidente. Io come comune sono a disposizione per, insieme ad altri, se avranno la voglia di stare a fianco degli agricoltori, di fare in modo tale che tutto ciò che è possibile fare come istituzione a tutela e difesa non soltanto degli agricoltori, ma anche del nostro territorio, perché se va male l'olivo deperisce il nostro territorio e deperisce anche il comune. Quindi la battaglia che io so con voi non è una battaglia per gli altri, è una battaglia per sopravvivere come istituzione e come comune. Grazie a voi. E passo la parola per le conclusioni politiche anche se apparentemente distante da noi, ci è sembrato questo lo strumento, diciamo, più efficace per fare buona informazione, perché il sistema complessivo possa responsabilizzarsi in tempo rispetto, noi ovviamente ci auguriamo che questo non accada mai, ma se dovesse accadere abbiamo, come dire, buttato un sassolino molto piccolo nello stagno, soprattutto nello stagno di questa città, perché, come dire, è giusto che si discuta tecnicamente del tema, ma avendo presente la dimensione e soprattutto la proiezione economica che noi dobbiamo, come dire, non cancellare, ma come dire, tenere per davvero, diciamo, ai primi posti della nostra agenda professionale, tecnica e politica. Gianni poco fa mi ha fatto leggere un messaggio che mi è arrivato sul suo cellulare di una signora che vive in un'altra regione d'Italia, molto distante da noi, e che manifestava le sue preoccupazioni, essendo una consumatrice di olio pugliese, rispetto alla solubilità del nostro olio. Questo, come dire, per me oggi è un problema, perché la cattiva informazione, mi permetto di sottolineare, ha determinato un embargo psicologico nei confronti del sistema delle produzioni agricole tutte della nostra regione, perché è facile passare dall'olio d'oliva al vino, è facile passare dal vino al carciofo, è facile mettere in ginocchio l'unica nostra grande industria, che è quella dell'agricoltura. E allora, anche per aver sfogliato un giorno un quotidiano importante di questa regione e aver colto i primi segnali di allarme, attenzione, nella BAT cominciano a essere riscontrati i primi focolai, e siccome la BAT è qui e il panico poteva immediatamente diffondersi, perché questo capita purtroppo spesso, soprattutto quando c'è una cattiva informazione, allora ho pregato Mirko Di Cataldo, che ringrazio fraternamente per aver condiviso questa mia ansia, diciamo, politica, il professor Lopski per davvero, diciamo, per noi un grande punto di riferimento. Apro chiudo una parentesi, la facoltà di agraria della nostra università, il dipartimento di agraria, in uno con l'istituto zooprofilattico che questa mattina ho rivisitato, sono per davvero, per noi è un punto di riferimento, di una certezza per la qualità della ricerca, del lavoro messo in campo, ma anche perché da quei luoghi gemmano competenze, know-how, anche, diciamo, in una cornice di entusiasmo e di passione, no? Per la propria terra e per la propria storia, e questo deve essere per noi per davvero, ecco, diciamo, un'occasione importante per pensare, perché no, finalmente di fare squadra e di fare rete. Ho invitato Michele La Macchia non solo perché, diciamo, ci accomuna un'antichissima militanza e anche una grande e bella amicizia, mi ha persino conferito, diciamo,
premio importante per questo territorio, no? Del Carciofo d'Oro, ma perché io penso che, diciamo, questo è il tempo utile per abbattere le resistenze e le barriere anche geografiche che ci costringono a ragionare ancora, diciamo, nella vecchia concezione dei limiti provinciali. Noi abbiamo, come dire, per davvero di fronte a noi una grande sfida, quella di costruire un'idea di area vasta che tenga dentro, diciamo, la nostra più grande vocazione, che è quella, no, dell'industria della terra. Abbiamo in comune, diciamo, storia, cultura, abbiamo, come dire, per davvero l'occasione di creare anche informalmente quella che può essere per davvero l'occasione per riequilibrare presenze, diciamo, e prepotenze di altri territori. Penso al nord della Puglia come area, no, non geografica, ma come sistema economico, come sistema, no, dell'alta formazione, come l'unica occasione, diciamo, ecco, per mettere a valore le tante risorse che oggi sono anche misconosciute dall'intera regione, ma anche fuori dalla regione. E per questo ho chiamato Michele, perché tra i sindaci è quello che, come dire, mostra passione, mostra attenzione e svolge per davvero fino in fondo il ruolo a cui è stato chiamato. E dovremmo continuare a incontrarci su questo e altri livelli per, come dire, cominciare a costruire una rete non politica, ma una rete di sentimento, di interessi e di economia. La Xylella è stata per me, diciamo, l'incontro con la Xylella è stato per me scioccante, perché, come dire, le prime battute della mia esperienza parlamentare mi sono trovata, no, a vivere questo dramma. Le pressioni che arrivano dal Salento sono inenarrabili, non solo dalle associazioni ambientaliste, ma proprio dal contesto più complessivo. E la decisione comunitaria non era quella che è stata poi alla fine prodotta, era molto più, come, no, rigida, dolorosa, l'eradicazione totale, no, anche delle piante ormai giunte a fine vita, senza, come dire, concedere sconti, senza porsi neanche il dubbio se quell'intervento poteva essere per davvero risolutivo. E abbiamo lavorato per fare questo, la tutela di quella, diciamo, di quel patrimonio, la sua perimetrazione. L'idea del precedente presidente di fare lì, di costituire là un'area di ricerca e di studio, lo avete, diciamo, ascoltato dal professore e anche da Nico. Questo è un problema che, come dire, è antico, non nasce oggi. In America combattono contro la Xylella da qualche decennio, diciamo, da più di un decennio. Ci sono focolai in giro per l'Europa, anche la Francia, no, che recentemente, in maniera anche, consentite, un po', diciamo, squallida, no, decise di stabilire l'embargo nei confronti, no, dei prodotti pugliesi. Dopo qualche giorno la stampa francese riportava la presenza di focolai di Xylella, no, su quei territori. Per dire, è una guerra commerciale quella che è in atto, è una guerra commerciale rispetto alla quale l'Europa deve, a mio modestissimo avviso, porsi in maniera differente. Noi dobbiamo, come dire, guardare a quello che arriva dall'altra parte del mare in maniera più puntuale. Oggi in Europa arriva di tutto, molto spesso senza controlli e senza una lettura scientifica ed economica. La Xylella è arrivata dall'Honduras, dal Costa Rica, è arrivata attraverso, diciamo, le piante di caffè, anche le piante ornamentali, diciamo, si sono fatte protagoniste di questa storia. Questa mattina l'Istituto Zooprofilattico mi raccontavano, come dire,
di altre esperienze, pensate, stanno testando le piante antifondamentali presenti nei porti pugliesi. No, perché è il tema del futuro questo, come proteggere, diciamo, no, la nostra identità, e come, diciamo, affrontare il tema della globalizzazione e dei flussi di merci e di persone che oggi, come dire, sono per davvero il tema del futuro. Stiamo per concludere una trattativa molto complessa che interesserà l'Europa intera, l'Italia, ma anche, diciamo, i nostri territori. La sottoscrizione del trattato transatlantico per il libero scambio tra l'Europa e quindi l'Italia e gli Stati Uniti d'America è un altro tema, diciamo, che ci appassiona e che non ci lascia completamente, no, indifferenti o peggio ancora in serenità, perché come dire, l'America è un gigante economico, un gigante commerciale, noi siamo più piccoli, molto spesso indifesi, facciamo fatica a tutelare le nostre specificità, le nostre produzioni di qualità. In America ci imitano tutto, dall'olio al parmigiano, e come dire, è notizia conosciuta dai più, ed è difficile trovare il punto di sintesi, no, tra la nostra cultura, anche nostra, ma anche un po' dei francesi, molto meno dei tedeschi, e, diciamo, la prepotenza economica di un paese che ha già chiuso un altro accordo, che ha chiuso l'accordo con la Cina, e quindi noi saremo costretti, anche facendo qualche piccolo passo indietro, no, a sottoscrivere un accordo per proteggere l'Europa e quindi per proteggere, no, la nostra economia, per pensare ad una internazionalizzazione dei nostri prodotti che sia, come dire, all'altezza della nostra storia, della qualità delle produzioni. Dicevo, questa decisione è stata una decisione sofferta, abbiamo, come dire, imposto una lettura differente dal passato, abbiamo chiesto all'Europa di aiutarci anche in uno sforzo economico veramente grande, non solo per risarcire gli agricoltori rispetto al costo, diciamo, del taglio, no, delle piante, ma anche rispetto alla necessità di provare qui in Italia, no, a sperimentare livelli di ricerca che forse sono stati, come dire, avviati, ma nel silenzio, diciamo, no, delle eccellenze appunto di ricerca e formative. Oggi questo, come dire, è possibile, non solo è possibile, ma io approfitto della presenza del professor Lopes, che sarà certamente un protagonista di questa seconda fase, è di evitare la parcellizzazione dei luoghi di ricerca, delle responsabilità di ricerca e anche dell'utilizzo delle risorse, perché è inconcepibile che si faccia un pezzo di ricerca in Puglia, poi lo si faccia in Italia perché c'è la cabina nazionale, poi arrivano le risorse comunitarie, altri 5 milioni di euro che si aggiungono a quelli stanziati dal ministro Martina e a quelli messi a disposizione sul vecchio FEASR dalla regione Puglia. Allora, noi dobbiamo tentare, ecco, di creare una sola cabina di regia, mettendo dentro le migliori eccellenze che abbiamo, no? Per tentare di costruire una risposta. E allora, nel frattempo, perché la ricerca può anche avere tempi, no, assolutamente incompatibili con l'economia e con i tempi di trasmissione del patogeno, della malattia, noi abbiamo inteso, come detto, innanzitutto fornirvi un'informazione scientifica, tecnica, non di parte e non, come dire, viziata, diciamo, da altri interessi che in questo momento oggettivamente non sono in campo, perché dobbiamo, come dicevate brillantemente, recuperare un po' di storia, no? Quelle che erano le pratiche agronomiche, diciamo, che sono dentro la cultura di questo territorio, per cercare di prevenire. È chiaro, c'è una predisposizione genetica, professore, ma io e Michele, diciamo,
da medici, no, di artigiani, e possiamo tranquillamente dire che la predisposizione certo gioca un ruolo, ma come dire, non è tutto, e quindi non possiamo ritenerci esonerati solo perché l'albero di Coratina o la bella di Cerignola appaiono esenti. Non è così, potrebbe non essere così. Cominciamo a pensare che un atteggiamento più caldo, no? Più attento, più sensibile, ci possa aiutare ad evitare una catastrofe. Già il mercato non è, come dire, dei migliori. Se dovesse accadere, diciamo, quello che noi questa sera vogliamo scongiurare, per davvero sarebbe la fine di un pezzo importante e rilevante della nostra economia. E in un momento in cui l'amico sollevava sempre l'annoso tema, no, del prezzo, del costo dell'olio, lo dico così, senza che la cosa possa sembrare, diciamo, una provocazione, ma quando farete squadra? Quando la smettete di svegliare e fare l'olio, ma è possibile che io devo, come io, come me, migliaia di persone consumano un olio pensando che olio, no, anche, come dire, di qualità, e poi si ritrovano, no, con la truffa dietro l'altro. E quando, come dire, potremo immaginare di non svendere il vostro lavoro? Non voglio fare, come dire, diciamo, un passaggio retorico, mi perdoneranno Mirko e il professore, ma quando la smetteremo di regalare il vostro lavoro, no, a quelli che fanno finta di fare gli imprenditori del vino, no, le nostre cantine, che cantine non sono, anche di regalare il vostro lavoro, il vostro impegno, no? A chi poi su questo lavoro lucra, fa business, e che porta via di qua il valore aggiunto della nostra tradizione. La colgo questa occasione, ci sono molti imprenditori agricoli, agricoltori, diciamo, uomini e donne del sistema. Penso che questo sia il momento e dobbiamo, Mirko, tornare a parlare delle OP. È ora, dobbiamo parlare delle OP, informarvi. Io penso che questo sia il metodo migliore per fare la buona politica, cioè, come dire, entrare nel cuore dei problemi, affrontarli senza remore e senza paure, come abbiamo fatto questa sera, no? E cercare anche, come dire, no, di generare un nuovo approccio culturale al tema. Ci sono tutte le condizioni per farlo, ci sono le intelligenze, le passioni, le competenze, il know-how, la voglia anche, diciamo, di riscoprire l'orgoglio del territorio. Facciamolo insieme. Noi in Europa, e parlo dei parlamentari ovviamente del Sud, stiamo affrontando sfide, come dire, molto molto robuste. Sappiate che noi voteremo contro e ci opporremo, anche con manifestazioni, diciamo, molto eclatanti, alla decisione della Comunità Europea di importare, no, un quantitativo ulteriore di olio tunisino. Io non ce l'ho con la Tunisia, per carità, sono donna di pace, di integrazione, amo il Mediterraneo. Questa è nuova, che tu sei donna di pace. Sì, no, ma in politica non tanto, ma fuori figlio. Ma, come dire, dobbiamo porre il tema. È vero che sono paesi che vanno sostenuti, ma non possiamo, proprio per questo, svendere, diciamo, no, il nostro leitmotiv, no, il core business della nostra storia, che è quello della qualità. Un grande interesse per il made in. Sapete quanto è importante il made in, la tracciabilità, il prodotto di qualità italiano? Anche qui resistenze notevoli, perché il made in ce l'abbiamo noi. Come dire, no, non ne troviamo molte esperienze in giro per l'Europa. Noi abbiamo il made in dei prodotti agricoli, ma abbiamo anche il made in dei prodotti artigianali. Lì, come dire, stiamo ottenendo qualche risultato. Fra un po' avremo anche l'indicazione geografica
per i prodotti artigianali legati alla storia e alla cultura del territorio. Insomma, erano informazioni che sentivo di trasmettere, perché questo argomento, diciamo, ci preoccupa, non ci fa trascorrere giorni sereni. E consentitemi di ringraziare non solo Tommaso, perché ci ha dato una mano dell'organizzazione, Mirko, il professore, Michele, consentitemi di ringraziare la Coldiretti provinciale, che questa sera ha aderito alla nostra iniziativa, Nicola Giordano, preziosissimo compagno e amico di viaggio. Mi dicono che il dottor Gianatempo sta in un'altra organizzazione, la Agricoltura, la ZAP, va bene, quindi io ringrazio chi ha sostenuto questa iniziativa ed è stato qui ad ascoltarci con attenzione e con tanta passione. Penso che dovremo continuare così. Ti organizziamo già da ora un altro incontro, parliamo di queste OP. No, ma sono segretario, ho preso un carciofo. Come dire, ci sono strumenti a sostegno del sistema di impresa, ci sono occasioni importanti per promuovere le nostre produzioni d'eccellenza in territorio. A marzo pubblicheremo un bando a gestione diretta, cioè che gestisce la Comunità Europea, per l'internazionalizzazione dei prodotti della terra. Però per fare questo bisogna fare rete, bisogna costruire le reti di impresa, bisogna stare insieme per emanciparci da una storia che certamente non ha un lieto fine, ma noi il lieto fine lo dobbiamo costruire insieme, ragionando, non creando allarmismi, perché questa città purtroppo da tempo è abituata a ragionare di pancia e non di testa. Questa sera abbiamo dimostrato che si può e si deve parlare anche di cose scabrose senza creare allarmismi, senza dire per esempio che un sacchetto di rifiuti domestici provoca il tumore, perché abbiamo visto che ci sono altre cause che determinano le patologie oncologiche. Allora, la corretta informazione fa bene alla salute, lo dico proprio perché sono convinta di questo. Grazie a tutti.